Saluto ai lettori e agli amici di melodicrap.it. Quella di oggi è un'intervista speciale, nel senso che abbiamo deciso di fare un piccolo excursus all'interno della realtà rock melodica e hard rock melodica italiana. E siamo andati a ripescare un po' di aneddoti, un po' di storia proveniente appunto dalla scena della nostra penisola dei metà 90, primi 90 e tutto quello che è seguito successivamente. Il mio ospite di oggi è Steve De Biasi. Ciao Steve. Ciao. Chitarrista che ha militato in varie formazioni del nostro paese che sono venute agli onori della cronaca, in particolare tra i fans del rock melodico. Ricordiamo ad esempio gli Oxido, nel quale Steve ha preso il posto di Tank Palamara nell'ultima parte di carriera, ma soprattutto i Gunshy, che è stata una creatura proprio sua, vera e propria, in quanto la formazione era formata da due esuli degli Oxido che, unitisi insieme a nuovi elementi, hanno formato la nuova band che era uscita nel 95 per Long Island Records. Quindi io partirei l'intervista con Steve dall'inizio, insomma, nel senso che abbiamo parlato, Steve, abbiamo detto che il primo excursus è quello che arriva dagli Oxido. Tu hai sostituito Tank, da dove è partito il tutto e cosa è successo, insomma? Beh, il discorso con il Tank è stato uno scambio. È stato uno scambio. Io mi sono trasferito a Milano per studiare musica e Tank faceva parte appunto di questo gruppo svizzero che si chiamava Oxido, in quanto avevano la sponsorizzazione della marca Oxido, che produceva vestiti. Quindi il nome arriva da una marca di abbigliamento, in realtà. Assolutamente sì, erano già prima che io entrassi già assolutamente con un occhio di riguardo al discorso commerciale, anche che non guastava. E infatti ci avevano fornito anche l'abbigliamento. Ovviamente quando sono arrivato io la sponsorizzazione se n'è andata, sono rimasto solo con un giubbotto, non mi è arrivato tutto il resto, però pazienza. E io quando ero a Milano, tra i primi contatti che ho avuto in zona, tra le prime offerte di collaborazioni, c'era una offerta di Pino Scotto, che all'epoca conosciamo bene, che conosciamo tutti per la carriera fluridecorata. E all'epoca avevamo avuto dei contatti telefonici, ci eravamo sentiti per la possibilità di suonare insieme, poi le cose non sono andate a buon fine e la cosa bizzarra è stata che ci siamo scambiati i posti. Il Tank se n'è andato, poi sarebbe andato a suonare con Pino, avrebbe fatto l'anno successivo il Monsters of Rock, ed io ho preso il suo posto, invece sono andato a suonare con gli ormai ex Oxido, che sarebbero diventati Gunshy. A breve, sarebbero diventati Arena di lì a poco. Ah, quindi in realtà poi il passaggio sarebbe stato Oxido, Arena. Esatto, poi purtroppo il nome Arena ricordava quello di una famosa marca di polisuggerati. E ci fu sconsigliato di proporci con quel nome da lì in poi. Mentre eravamo a registrare il disco, era stato suggerito, penso, dal produttore il nome Gunshy e quello abbiamo tenuto. Che effettivamente a livello internazionale dava anche un appeal maggiore, un attimino migliore maggiore rispetto di Arena, sì, in effetti. Quindi abbiamo detto Oxido, ultima parte di carriera, momentaneamente creati gli Arena, una volta passati gli Arena sono nati i Gunshy. Esattamente. Creati i Gunshy si è iniziato a comporre materiale proprio. Dunque, noi abbiamo fatto una parte di riciclo di materiale già esistente dell'epoca Oxido. Quindi pre-Gunshy, esatto, quindi Oxido. Quindi ancora con la mano di Tank, okay, che aveva partecipato alla scrittura dei pezzi. E poi, per quello che riguarda poi la mia entrata nel gruppo e il poco tempo in realtà che c'è stato a disposizione prima della partenza effettiva per andare a registrare, un mio apporto per un paio di pezzi, per quello che riguardava la composizione dei pezzi nuovi, leggermente diversi forse rispetto alla parte precedente, quindi è stato un po' un mix, è stato un periodo di transizione. Certo, tra il materiale come lecito, già esistente, come solito lecito attendersi, insomma. Esatto, esattamente. Quindi, ok, quindi materiale che in parte arrivava dagli Oxido, nuovo materiale immagino composto per l'occasione. Esattamente. Il produttore mancava o c'era già? Il produttore, grazie a una solida amicizia
amicizia con tutto lo staff di produzione di Gotthard, già c'era. Giusto per dire Gotthard, un nomino. Sì, un nome da poco dal quale noi abbiamo potuto e abbiamo cercato di apprendere il più possibile. Loro si erano in quel periodo affiancati ad uno studio e a un produttore, il nome del produttore è Pat Regan, che giusto un altro nometto, piccolo nome con collaborazioni con Quiet Riot, Kiss e tantissimi altri, insomma, che è un po' difficile da ricordare essendo talmente lunga la lista. Titolare e fonico e produttore di uno studio di Los Angeles che si chiamava Fortress Studio. In Gotthard avevano appena registrato Die Hard ed erano in tour promozionale per quel CD e noi abbiamo erano deciso, tra l'altro bene, iniziavano a essere bene sulla cresta dell'onda, voglio dire. Erano molto lanciati, infatti erano in uno dei periodi quelli forse più belli della loro carriera, nel quale tutte le cose stavano cominciando ad andare al loro posto. Certo. E visti gli ottimi risultati che avevano avuto, abbiamo avuto la possibilità di proporci per lo stesso tipo di studio e per lo stesso, la stessa produzione, e così effettivamente e così fu. È stata esattamente. Quindi si partiva da una base di un certo livello, quindi studio di un certo livello. Studio di un certo livello. Collaboratori di un certo livello. Assolutamente sì. Diciamo che era un insieme di persone che già funzionava da anni. Da tempo. Insieme. E quindi siamo stati anche abbastanza convinti da subito della direzione che abbiamo preso per quello che riguarda la produzione del disco. Poi, ovviamente, come giusto, molte cose sono cambiate poi nel corso della lavorazione, ma è proprio il senso stesso di affidarsi a persone che la sanno molto lunga e che hanno fatto parte dell'ambiente per molti più anni di noi, certo. Quello di imparare il più possibile. Il deal che avete raggiunto con la Long Island, come siete arrivati a trovare il deal con la Long Island Record? Noi abbiamo proposto, una volta finito il prodotto, abbiamo proposto a diverse etichette. Ovviamente non ci aspettavamo una major come primo riferimento. E anche per il momento di particolare stasi. Era un momento di cambiamento. Eravamo nel 94-95. Era insomma, forse il momento meno adatto. Peggiore. Per proporre un prodotto di quel tipo. Infatti parte dei nostri suoni sono stati anche modificati in studio. Non tanto per magari andare incontro alla moda del momento, quanto per non essere eccessivamente attaccati a quello che si andava un po' perdendo in quegli anni. Eccessivamente retro. Quindi, esattamente, quindi è stato un po' smorzato il suono iniziale. Col senno di poi, diciamo che è un'operazione che ha dato una buona impronta al sound dei Gun Child. Non è assolutamente quello che avevamo noi in mente quando siamo entrati, ma a maggior ragione è stata un'operazione, a vederlo adesso, indispensabile. Esatto, per avere la possibilità perché di proporre qualcosa che fosse effettivamente in linea con quello che volevamo fare noi e anche con quello che si ascoltava ai tempi. C'è la possibilità di ascoltare ai tempi. E che fa suonare il CD attuale ancora oggi, mi viene da dire. Ti ringrazio. Perché io credo che uno dei maggiori difetti o una delle maggiori pecche è quella di non riuscire a superare la barriera del tempo. Tempo, assolutamente. Quello dei Gun Child è un CD che è riconosciuto sicuramente come registrato in un certo lasso di tempo, è figlio di quel tempo ma non rinchiuso in quel tempo. Ti ringrazio, è una cosa molto importante, perché quelli che possono essere dei pezzi o dei CD che vanno ad essere ad avere un impatto molto forte nel momento in cui escono, possono consumarsi nel giro di mesi. Certo. E non è normalmente un buon segno se certo. Uno vuole fare della musica che invece sia più personale, meno legata a uno specifico bersaglio a livello di mercato e a livello di pubblico. Certo. Quindi si rimane più personali, si rischia un po' di più, però se quello che tu dici appunto è vero, e ti ringrazio, il prodotto magari viene ascoltato con piacere anche dopo un po' di anni che è uscito. Assolutamente. Quindi abbiamo detto, arriva il contratto con la Long Island. Sì, esattamente. E c'è il CD. Qual è stata la risposta? La risposta è stata buona, anche se ovviamente quello che noi abbiamo potuto pensare come punto d'arrivo si è dimostrato poi essere il punto di partenza, perché nel momento in cui c'è fuori il CD bisogna cominciare a lavorare per tantissimi altri aspetti di quello che stai facendo. Ed è una cosa che
sanno bene gli artisti. Ed purtroppo è una cosa che appunto si scopre una volta che si raggiunge quello che pensava essere, che si pensava essere il punto massimo, il picco di quello che potevi fare. Noi ce ne siamo accorti da subito perché abbiamo avuto la fortuna e l'onere di affiancare per molte date del tour europeo i Gotthard, che all'epoca erano rodatissimi ed erano perfetti dal vivo. Quindi avere la possibilità di suonare davanti al loro pubblico è una cosa che ti aiuta molto per quello che riguarda la promozione, l'esperienza che puoi fare e i risultati ai quali puoi ambire. Allo però, stesso tempo allo hai stesso il metro tempo, di paragone di una macchina da guerra. Altissimo, hai una aspettativa molto molto difficile alla quale tener testa, perché certo, quando ti scontri alla fine con la professionalità e le capacità di un gruppo professionale e che fa questo tipo di lavoro da anni, diventa veramente difficile riuscire a arrivare a... E qui colgo proprio quello che hai appena detto. In quegli anni voi lo facevate per... era già un'attività che vi permetteva di sopravvivere, oppure era una seconda attività che in qualche maniera mi scavavate con dei lavori saltuari per cercare di portare a casa la pagnotta? No. Noi lo facevamo, però il termine sopravvivere è abbastanza azzeccato. Riuscivamo a mantenerci suonando con un piccolo advance che ci aveva dato l'etichetta per il lavoro di studio e soprattutto organizzando per conto nostro delle date dal vivo, affiancando il tour o quantomeno le date fatte di supporto ai Gotthard. Okay. Le date fatte di supporto ai Gotthard ovviamente diciamo che avevano un loro tornaconto in termini di visibilità. Sì. Non economico, anzi erano dispendiose perché avevate da pagarvi i soggiorni, perché ovviamente a queste cose immagino che dovete provvedere voi. Beh, diciamo che vista l'amicizia che legava anche i vecchi membri dei Gunshy, ex Oxido ai Gotthard, perché alcuni di loro hanno cominciato anche a suonare insieme nei gruppi più piccoli, quindi ci hanno aiutato moltissimo. Okay, quindi... all'epoca sono stati molto fraterni. Okay. Nei nostri confronti non siamo mai andati incontro a spese vive di grosso livello, però logicamente se volevamo fare quello abbiamo avuto bisogno di organizzarci un nostro piccolo tour personale in maniera di avere anche un riscontro economico che ci permetteva di portare avanti le due cose insieme. Certo. Quindi il CD è fuori, il tour è poi Gotthard nel momento diciamo in cui loro cominciano a prendere piede. Mi ricordo che abbiamo discusso insieme privatamente anche di una release addirittura giapponese del disco. Il disco è uscito in Giappone, è stato pubblicato e distribuito in Giappone dalla Pony Canyon. La Pony Canyon che ai tempi era... è l'etichetta di riferimento per quello che riguardava... per il genere. Esattamente. E mi ricordo che purtroppo la loro offerta è arrivata quando la situazione del gruppo non era più così rosea come poteva essere all'inizio, e quindi anche la possibilità di includere delle bonus track come si usa normalmente nelle edizioni giapponesi per renderle un po' più interessanti è sfumata, nonostante ci fosse l'interesse e ci fosse la volontà. Quindi diciamo che tra la difficoltà di sopravvivere a livello musicale per questo iniziano i primi screzzi, immagino, all'interno della band. Iniziano le difficoltà, e con le difficoltà logicamente ognuno cerca di affrontare a proprio modo. Certo. E non è detto che i diversi punti di vista e gli obiettivi poi che si volevano raggiungere siano in comune a tutti. Certo. Quindi si comincia ad accorgersi che forse quello che la situazione ideale della quale c'è bisogno se si vuole continuare a suonare insieme è a scrivere della musica bene, con il piacere e con la volontà di farlo, si va man mano a scemare. Certo. Finiscono gli stimoli, finiscono le opportunità, e quindi alla fine dopo attenta riflessione abbiamo deciso che la cosa migliore era quella di continuare ognuno congelare il gruppo. Quindi di che anno parliamo? Quindi in che anno siamo arrivati al congelamento ufficiale dei Gunshy? Noi siamo andati in studio nel 94, abbiamo fatto il grosso dell'attività dal vivo nel 95, e con un'opzione per un secondo disco sempre da registrare ai
Fortress e con già buona parte dei pezzi già scritti e comunque in buona via di sviluppo, abbiamo deciso di interrompere la collaborazione all'inizio del 96. Quindi due anni, diciamo che è stata un'avventura di un paio d'anni. Un paio d'anni che tutto sommato aveva portato a grandi soddisfazioni, perché in due anni insomma si era messo in piedi un album, una release giapponese, un tour con i Gotthard. Assolutamente. Quindi diciamo che il sottobosco, diciamo, italo-svizzero era più che vivo. Era molto, molto attivo. C'era un grosso interesse per un certo tipo di musica e c'è la volontà di supportarlo. Quando noi abbiamo avuto la possibilità di suonare anche con altri gruppi in Svizzera, abbiamo sempre trovato un ottimo ambiente, un'ottima accoglienza. In Italia? In Italia meno. In Italia meno, non l'abbiamo sfruttato molto, la possibilità di far data in Italia non l'abbiamo sfruttata molto, non per un discorso di volontà, di condizioni. Comunque, avendo un tipo di organizzazione prevalentemente legata a una sede in Svizzera, il loro occhio di riguardo è stato sempre dalla Svizzera poi verso il nord. Certo. In Italia ci siamo organizzati qualche data, la risposta è stata molto tiepida. Come sempre. Come purtroppo capita spesso con i gruppi, soprattutto locali. E abbiamo pensato che forse non era il caso di continuare a insistere in un certo tipo di situazione che non era assolutamente ricettiva. Assolutamente. Che non aveva senso. Purtroppo sì. Quindi si arriva, diciamo, alla seconda metà inoltrata dei 90 e tutti i componenti dei Gunshy hanno preso la loro strada. Non inizialmente, si è salvato una piccola parte del gruppo composta dal bassista. Sì. Da me. Inizialmente dal batterista, poi sostituito da altre persone del giro, diciamo, di musicisti di Milano. Abbiamo cercato di sfruttare quello che poteva essere l'interesse della Pony Canyon lavorare ancora insieme. Sì. Avevano sentito dei provini, dei pezzi che avremmo dovuto fare, che avrebbero dovuto essere la parte fondamentale del secondo disco di Gunshy. Abbiamo ancora lavorato su quel materiale, poi gli impegni personali, la scena musicale che andava gradualmente andava a crollare, iniziava il download illegale. Assolutamente, iniziava il download illegale, iniziava un certo tipo di repulsione quasi, o comunque di sufficienza verso un certo tipo di musica. Certo. E quindi diventava sempre più difficile proporre il prodotto che noi avevamo comunque fino a quel momento su quale avevamo lavorato, e è stato un po' gioco forza il fatto di trovarci a dividere definitivamente le strade, se non altro artistiche, per quello che riguardava il progetto post Gunshy. Diciamo che ci troviamo al punto in cui i Gunshy sono definitivamente chiusi, anche i post Gunshy hanno deciso di appendere momentaneamente lo strumento a chiodo. Sì. Quindi ognuno di voi è, diciamo, a spasso, tra virgolette. Esattamente. In questo momento Steve DeBiasi che cosa fa? Mette la testa a posto, va a lavorare e fa sì che il suo lavoro principale diventi la possibilità di continuare a suonare, la fonte di finanziamento, quello che vuole, senza la necessità di scendere a compromessi musicali troppo pesanti, perché comincia a far breccia il movimento musicale basato su cover band, su band tributo, che per quanto possa essere divertente, per quanto possa essere stimolante anche come attività musicale, non è fino a quel momento quello che io avevo in testa come modo e come obiettivo per continuare a suonare con un po' di convinzione, che è fondamentale, sennò diventa un'attività come un'altra. Sono d'accordo, nel senso che io stesso fatico a investire il mio tempo per progetti tributo, cover band, preferisco anch'io mantenermi sinceramente con il mio lavoro principale, che poi toglie tanto tempo, però perlomeno ti permette di dedicarti a quello che veramente ti piace. A un certo punto ti si vede riapparire sulla scena. Siamo nella seconda metà dei 2000, anzi addirittura quasi verso il primo decennio, il nuovo decennio del 2000, e ricevo una chiamata da un folle
da un folle musicista e visionario, ecco, chiamiamolo visionario come i pazzi. Esatto, e visionario in senso assolutamente positivo, nel senso costruttivo del termine. Ricevo una chiamata e scopro che in Italia c'è ancora qualcuno che ha l'interesse, la capacità e la possibilità di organizzare e di riuscire a far coesistere nello stesso progetto un insieme di persone prese nei momenti, nei luoghi più distanti che si possono immaginare, di riuscire a far confluire il tutto in un unico progetto sensato e che abbia veramente un sapore di autenticità che non pensavo che fosse possibile, quantomeno non fosse possibile da noi e non sicuramente con la situazione attuale. Esatto. Invece mi trovo di fronte persone che hanno entusiasmo, hanno la volontà di suonare essenzialmente perché vogliono suonare, e quindi la cosa importante è il fatto stesso di partecipare a qualcosa in cui si crede. Quindi la cosa che mi ha convinto più di tutto, oltre ovviamente alla capacità dialettica del visionario in questione, è stato il fatto che ho avuto da subito la sensazione di trovarmi a che fare con gente, con persone, con musicisti che non fanno parte di un progetto perché vogliono riceverne qualcosa in cambio. Anche perché oggi è da folli. È da folli, ma non è così facile magari, esatto, con alcune persone farlo capire. E quindi la possibilità di suonare con persone che io non conoscevo assolutamente, ma con le quali mi sono sentito immediatamente in sintonia, è stata una cosa che non ho assolutamente pensato di farmi scappare. In realtà poi la situazione è stata più divertente e stimolante di quello che credevo, perché poi i progetti si sono susseguiti, quindi avendo trovato altri pazzi, nel senso buono, come me, probabilmente ci siamo anche abbastanza capiti subito. C'è stata un'alchimia di fondo immediata. Di follia, esatto, per la quale si riesce a lavorare anche discretamente bene insieme, nonostante la distanza. Però penso che le cose siano su un ottimo binario, penso che la conquista del mondo sia vicina, e quindi a questo punto è che non ci ferma più nessuno. Mi fa piacere perché Steve appunto ha avuto la possibilità, e noi abbiamo avuto l'onore di averlo come ospite sul debutto di Charming Grace. Steve ha suonato le parti di chitarra in due pezzi dell'album, in particolare Still Dreaming, dove abbiamo avuto anche lì il grande onore di avere la voce meravigliosa di Thomas Lassar come ospite, che ha duettato insieme a Davide dei Brox Barbieri. E soprattutto il lavoro fenomenale di Steve lo incentrerei soprattutto nella rivisitazione del pezzo di Bon Jovi, Everybody's Broken, che Steve ha riarrangiato, come gli avevamo del resto chiesto, in una maniera totalmente dal feeling ottantiano, e dove ha avuto la possibilità di esprimere quello che è il suo talento, dimostrando che tutto quanto era stato partorito negli anni 90 e che avevano dato vita a un bellissimo album come quello dei Gashai non era morto, ma era ancora lì pronto a cavalcare in ibernazione ma proprio pronto a ripartire alla stragrande. Charming Grace, il team si affiata assolutamente, quindi dalla diciamo collaborazione, dalla comparsata in Charming Grace ne nasce una nuova telefonata, una nuova proposta molto più impegnativa, molto più una bella sfida, perché soprattutto per me che sono cresciuto nel momento in cui la totalità del lavoro veniva fatta faccia a faccia, quindi a diretto contatto con le altre persone, con un riscontro diretto, si parla di un progetto molto più grande, molto più complesso anche da gestire, comunque fatto e portato avanti da persone che fisicamente non hanno la possibilità di collaborare personalmente, e quindi dietro la capace coordinazione dell'onnipresente Zorro, dell'onnifolle vediamo
come inizia il progetto, capiamo che le cose possono funzionare anche per un progetto più complesso, un progetto più completo. E questo è quello su cui stiamo lavorando tuttora, è quello che stiamo facendo. Allora, diamo qualche dettaglio, nel senso, ne possiamo dare qualcuno, non esageriamo, nel senso, parliamo ovviamente del progetto Room Experience, chi segue le pagine di melodicrock.it ha già avuto possibilità di leggere delle news in anteprima che parlano di questo nuovo progetto. Nasce dai brani scritti dal newcomer a livello di songwriter Bresciano Gianluca Firmo, è un progetto improntato su uno stile a metà tra rock melodico, qualche influsso pop e anche hard rock melodico di vecchia scuola, tutto assimilato e mixato nel migliore dei modi, e che sarà cantato da una grandissima voce del panorama internazionale. E quando dico grandissima intendo grandissima, nel senso, parliamo di un singer che a livello in particolare europeo ha mosso almeno un paio di mercati. Non possiamo dare per il momento altre news, se non che appunto il team di base composto dal sottoscritto, dal mio socio Amos, che in questo momento sta facendo le riprese, da Gianluca Firmo, che non vedete ma che è qui accanto a noi, da Steve De Biasi e da Davide Deverox Barbieri, più questo Mr. X che sarà il guest alla voce, e più un altro paio di guest di ottimo livello. Ne cito uno, comincio a dare un piccolo quid, sarà il chitarrista dei Secret e dei 99 Suite, Ivan Gonzalez, che affiancherà Stevie in alcuni brani, quelli più aurizzati, di modo che lasciamo a Steve la possibilità di esprimersi col suo tocco rock sanguigno vecchia scuola. E insomma, questo è quello che sta per nascere. Tenete d'occhio melodicrock.it, cercate la pagina ufficiale di Room Experience su Facebook, Room Experience Official, quindi insomma basta cercare. Io adesso, Steve, vorrei farti qualche domanda un po', perché si sa, gli italiani sono un po' esterofili, è una, come dire, una vecchia novità, per usare un bello ossimoro. Ultimamente si dice che la scena svedese è 1000 anni avanti a quella italiana. È anche vero che la scena svedese ha dei mezzi che purtroppo noi ci possiamo solo sognare, perché, come dicevi bene tu prima, tutti noi dobbiamo mantenere un lavoro principale per mantenere la nostra attività artistica, cosa che in Svezia non accade. Qual è la tua visione in realtà di quello che stai vivendo? Cioè, ti sembra che la scena italiana stia vivendo in qualche maniera una seconda giovinezza? Assolutamente. Io non so se si parla di seconda giovinezza o di prima giovinezza, perché in realtà a parte rarissime eccezioni, nel periodo d'oro della musica della quale stiamo parlando non c'erano dei gruppi conosciuti in Italia, ma pochissimi che avevano la possibilità di uscire all'estero e di farsi ascoltare anche all'estero. Mentre adesso penso che ci sia stato, fortunatamente anche grazie alla variazione, al cambiamento dei diversi sistemi che si usano adesso anche per promuoversi e comunque per far circolare la musica, sia più facile dal punto di vista organizzativo riuscire a sfondare, a farsi sentire all'estero, quindi verso un mercato che può essere anche più ricettivo. Certo, di contro uno trova molta più concorrenza e il livello si alza tantissimo, perché non siamo più confinati in una zona ridotta come il nostro paese. Quindi può essere, secondo me, una buona passerella, un buon metodo per farsi conoscere, però diventa anche molto più selettiva. La questione diventa più complessa, bisogna essere a livello di gruppi dei quali fino adesso abbiamo solo sentito parlare, ma non abbiamo mai avuto occasione di interagire direttamente con loro, di confrontarci direttamente, e quindi è una doppia sfida per quello che ci riguarda. Forse partiamo leggermente più indietro rispetto ad altri paesi che hanno avuto più cultura anche negli anni passati. Che non è una cosa da poco. Non è una cosa da poco. E soprattutto, se mi permetti, hanno avuto una collaborazione che si protrae da anni. Assolutamente.
assolutamente. Quando invece assolutamente. Da noi le macerie delle collaborazioni precedenti ci hanno lasciato poco o nulla. Quasi tutto niente. È stato rifondato da zero. Assolutamente. E tuttora, cioè, purtroppo chi nella scena italiana preferisce mantenere un proprio percorso, certo, talvolta anche negativo nei confronti di chi tenta di collaborare oggi. C'è un po' c'è ancora purtroppo la filosofia dell'orticello. Coltivo bene le mie cose, perché comunque al di fuori di quello che faccio io è tutta concorrenza, e quindi se qualcuno va bene, comunque in ogni caso è un danno per me. È un danno per la mia immagine. E questo non molto tempo fa sentivo un discorso proprio su questo argomento di Alex Masi, che abbiamo, immagino, letto tutti e tutti abbiamo applaudito, e sul quale purtroppo da lui, che da anni e anni vive in America, ritornare in casa e sentirlo dire ancora cose di questo tipo, viste quasi come personaggio estero ormai, e sentirlo purtroppo fare delle osservazioni che noi ci portiamo dietro da sempre, è una cosa che dispiace. Bisognerebbe purtroppo capire che collaborare con altre persone fa bene a tutta la scena, e quindi di riflesso fa bene anche ai progetti personali. Certo. Purtroppo non è facile, non tutti la pensano in questo modo, e quindi non sempre si riesce a instaurare un buon feeling con persone che non la vedono così. Noi cerchiamo di portare avanti questo tipo di atteggiamento, convinti che comunque in ogni caso è solamente creando un giro molto più vasto di quello che può essere un solo progetto, ci sia la possibilità di fare andare avanti tutta la scena italiana, che deve farsi quasi da zero, e quindi continuiamo più convinti che mai sul fatto che questa sia la strada quella giusta. Questa, se mi permette, è una grande soddisfazione per una persona come me, perché tante volte, insomma, c'è la nomina di chi non ha vissuto l'epoca, che appunto i tempi passati erano tempi diversi, in cui c'era fioritura, in cui... invece chi ha vissuto questa cosa, e ce l'ho qua a testimone, sta dicendo che probabilmente per la prima volta realmente stiamo cercando tutti insieme di costruire qualcosa che ha ben superato i confini nazionali. È assolutamente così, la fioritura dell'epoca d'oro in Italia non... c'era più gente che suonava, ma erano tutte piccole realtà confinate nel loro piccolo mondo, e il gruppo non era un gruppo con il quale costruire qualcosa, inteso nel senso degli altri gruppi con cui si suonava, ma erano sempre delle potenziali minacce alle quali possibilmente, con tendenza anche questa purtroppo tipicamente italiana, se possibile tagliare un po' le gambe. I risultati si sono visti, credo, non è successo molto di memorabile in quegli anni in Italia. C'è rimasto ben poco, se non qualche demo registrato, certo, alla bene meglio, che, certo, diciamocelo, tante volte viene idolatrato, se non elogiato, al di là delle effettive qualità di quello che è. È stato un momento molto, c'era molto interesse, ma non sempre andava di pari passo con la qualità e le capacità delle varie situazioni, dei vari gruppi e delle occasioni anche professionali che venivano a crearsi. Adesso, per tornare e chiudere il discorso di prima, una delle cose belle veramente della situazione della quale ho avuto la fortuna di far parte è il fatto che con questa filosofia finalmente più aperta e più collaborativa si apre, le possibilità che ci sono si aprono a più gente, sapendo che benissimo che tanta più gente va nella stessa direzione, e tanto più è forte il movimento, tanto più da guadagnare c'è, cioè, per tutti, e tanto più le occasioni diventano positive anche per noi. Benissimo. Direttamente. Io direi che è stato un bel viaggio all'interno di questo piccolo excursus all'interno del melodic rock italiano dagli anni d'oro. Chi vuole trovare Steve e magari porgli un saluto, trovate il suo profilo su Facebook, quindi basta cercare Steve De Biasi, inviategli l'amicizia, inviategli un saluto. Lui, insomma, anche per i più curiosi di ciò che è successo ai tempi d'oro e anche delle novità degli ultimi tempi, immagino Steve sia felice di rispondere, di salutare tutti.
non mi rimane nient'altro da dirvi se non tenete d'occhio il nostro progetto per coloro che amano l'hard rock melodico di classica scuola, potrebbe insomma piacere a molti, anche visto il grande ospite coinvolto. Ringrazio Steve. Grazie a te Zorro. Un salutone ai lettori di melodicrock.it. Un saluto a tutti e a presto. Ciao.